Ciao a tutti, amici dello svapo. Ebbene sì, questo è il mio primo liquido americano che sto provando in vita mia. Parliamo del liquido Ecstasy della linea Vape Craving. Liquido americano, purtroppo è a 6 di nicotina, io svapo a 0, 1, 0, massimo 0,1, però va bene. Allora, come vedete era pieno fino all'orlo, ne ho svapato qualche goccia col cotone e diciamo che l'ho fatto e viene voglia di berlo, eh. Tè alla pesca. Tè alla pesca l'ho fatto. Che dire? Allora, è buono, sì, devo dire che questi americani sono molto bravi. Però in questo liquido si sente che ho svapato a 6 di nicotina. Allora, in questo liquido qua si sente una pesca molto pulita, per niente stanchevole. Io ho scoperto quest'anno la pesca e mi piace veramente tanto. Allo svapo, ovviamente. Mi piace tanto, che dire, gusto pulito, intenso, buono. Però spero che nessuno mi critichi per questo, sono gusti personali. Questi sono 15 ml, mi pare che il prezzo si aggiri intorno ai 12 euro. Allora, io onestamente, per i miei gusti, preferisco i Peaches della American Stars. Come intensità, siamo lì, come intensità sulle papille gustative, siamo lì. Perché preferisco il Peach Speech? Poi sono gusti personali, per carità. Perché allo svapo io sento, e anche all'olfatto, questo mi ricorda a te la pesca, e allo svapo è pesca, pesca sì, molto leggera, non stanchevole. Questo qua invece, a differenza, ha qualcosa di molto più cremoso, cioè mi ricorda, come ho già detto, la pasticceria, ossia una sorta di pasticcino alla pesca. Io quando ero piccolino ne ho mangiati, l'ho già detto in un altro video, delle pesche, mi pare che siano di Spagna, comunque sono pasticcini abbastanza grosse, tutte ricoperte di zucchero. All'olfatto ci sentiamo molto meno il tè alla pesca, cioè io questo ci avverto, tè alla pesca. L'olfatto qua, all'olfatto, come pesca è molto molto più blanda rispetto all'ecstasy, però allo svapo poi io ci sento questa sorta di pesca pasticciosa, più una torta la pesca, un pasticcino, e una pesca zuccherosa, viene in mente proprio un pasticcino alla pesca, mentre qua si sente solo la pesca. Ecco, io se lo devo paragonare più al tè, alla pesca, più a una bevanda che a un pasticcino. Ecco, questa è una mia impressione, insomma. Comunque, tutto sommato, ottimo liquido, il prezzo è buonissimo perché 15 ml, 12 euro per me, a mio avviso, è abbastanza buono. Che dire, primo americano di Sergio Scheck, promosso, promosso, per quanto. Diciamo che se dovessi fare una stima, un punteggio, diciamo che vince la Polonia sull'America in questo caso, con questi due gusti, 2-1 senza rigori, insomma, 2-1 puliti, e l'arbitro, insomma, sono io in questo caso, quindi a casa mia vince la Polonia. Ciao a tutti ragazzi, stay svapo, ciao.